Cominciamo questo Santo Rosario sempre ringraziando Dio, la Vergine Maria, perché nonostante un momento un po' particolare, difficile, ma sentiamo sempre di più che l'abbraccio della Vergine Maria, l'abbraccio di Dio, si fanno sentire, il calore di Dio si fa sentire. Nella tempesta Dio si fa sentire. Sembra che dorma, come ha detto il Papa, ma poi fa sentire tutto il suo aiuto, il suo abbraccio, il suo calore, la sua fortezza. E allora facciamo questo Santo Rosario, mettiamo di nuovo tutta l'umanità intera nelle mani di Dio, nelle mani della Vergine, solo loro possono fare più di tutti, più di tutto, dando intelligenza, dando capacità di trovare cure, come già ringraziando Dio sembra che qualcosa si sia trovato, e facendo trovare vaccini a breve termine e proteggendo tutti, specialmente in questo caso noi parliamo di Casandrino, ecco, nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora è sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Scusate. Il desiderio della Pasqua mi viene da recitare l'alleluia. Ma tra poco. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. E donaci santi sacerdoti, sante religiose e santi laici. Maria mamma di Casandrino, prega per noi. San Giuseppe Moscato, prega per noi. San Pio da Pietralcina, prega. San Luigi Gonzaga, prega per noi. San Gerardo Maiello, prega. San Camillo de Lennis, prega. San Michele Arcangelo, Santa Rita da Cascia, prega. Nel secondo mistero del dolore si contempla Gesù che viene flagellato alla colonna. Padre nostro, sei nei cieli, sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. E donaci santi sacerdoti, santi religiosi e santi. O Maria, Madre della Misericordia, prega. San Giuseppe Moscato, prega. San Pio da Pietralcina, prega. San Camillo de Lennis, prega. Nel terzo mistero del dolore si contempla Gesù che viene incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Donaci, santi sacerdoti, santi religiosi e santi laici. O Maria, Madre della Speranza, prega per San Giuseppe Moscano, prega per San Pio da Pietralcina, prega per San Camillo dell'Ellis, prega Santa Rita da Cascia, prega. Nel quarto mistero del dolore si contempla Gesù che viene caricato della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. E donaci, santi sacerdoti, santi religiosi e santi. O Maria, Madre della Provvidenza, prega. San Giuseppe Muscat, prega. San Pio da Pietrelcina, prega. San Camillo dell'Erba, prega. Santa Rita da Cascia, prega. Nel quinto ed ultimo mistero del dolore si contempla Gesù che muore sulla croce, per amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose,
e la tua divina misericordia. E donaci santi sacerdoti, santi religiosi e santi laici. O Maria, madre di Casandrino, prega per San noi. Giuseppe Moscato, prega per noi. San Pio da Pietralcina, prega per noi. San Luigi Gonzaga, prega per noi. San Gerardo Maiella, prega per noi. Santa Rita da Cascia, prega per San Michele Arcangelo, prega per noi. Commesso a Don Antonio Scarano e al Galazzi S8. Per il Papa, per le sue intenzioni, per la sua salute, la pace nel mondo, per questo momento difficile che sta attraversando l'umanità, il Signore veramente possa debellarlo quanto prima e immediatamente. Il Signore, nulla è impossibile a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Figlio dello Spirito Santo, ci prendiamo giusto tre o quattro minuti, il tempo che il sacerdote si mette i paramenti santi, e incominciamo la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia pietà anche di noi peccatori. Chiniamo il capo e chiediamo perdono. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro dei Numeri. In quei giorni gli Israeliti si mossero dal monte Hor per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua, e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme: Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco presto, rispondimi. Signore, ascolta la mia preghiera. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Signore, ascolta la mia preghiera. Ci mettiamo in piedi. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova Lui ha la vita eterna. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i giudei: «Vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire?» E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu chi sei?»
Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora a Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Fratelli e sorelle, nella prima lettura si parla di questo popolo che viene liberato dall'Egitto, dal faraone, il faraone che non era più amico degli ebrei come l'era il faraone con Giuseppe. Vi ricordate Giuseppe venduto dai fratelli, poi Giuseppe morì, il popolo degli israeliti si stabilì in Egitto grazie a Giuseppe e poi morì anche il faraone che voleva bene a Giuseppe, il popolo crebbe, c'era un altro faraone che prese in schiavitù il popolo degli ebrei. Nacque Mosè, e sappiamo, Mosè liberò il popolo degli ebrei dall'Egitto con mano potente. Il Signore fece vedere la sua forza, fece vedere il suo amare il suo popolo. 400 anni di schiavitù non erano pochi. Bene, il popolo è stato liberato, il popolo sta andando verso la terra promessa, verso la libertà. E vediamo e ci accorgiamo da questo scritto, ma anche da altri scritti, che il popolo si lamentava. Infatti c'è anche il libro delle Lamentazioni del popolo di Israele. Si lamentava: è stato liberato, ha passato il Mar Rosso, adesso deve attraversare il deserto, e aveva fame, e aveva sete, e giustamente. E allora Mosè invocò Dio, e il Signore, il popolo ha fame, e Dio fece scendere la manna. Vi ricordate la manna? Manhu, che cos'è questo? E la manna, possiamo dire, era il pane di Dio, il pane che Dio dava al suo popolo, perché il suo popolo aveva fame. E la provvidenza di Dio non lascia mai da solo, mai. E allora il popolo mangiava la manna, mangiava le quaglie, ci dicono gli scritti dell'Antico Testamento, l'Esodo, i Numeri, mangiava le quaglie, la carne. Ebbene, comunque si lamentava sempre, si lamentava con Dio e si lamentava con Mosè. E che cosa dicevano? Dicevano: ma come? Ma noi stavamo in schiavitù in Egitto, 400 anni, e adesso siamo stati liberati per morire nel deserto? Siamo stanchi anche di mangiare sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa. E si lamentavano verso Mosè e verso Dio. Allora, la mia prima riflessione è questo. Fratelli e sorelle, non tutti vogliono essere liberati dal faraone, ma non il faraone inteso come essere umano e non da un altro popolo, ma il faraone che è dentro di noi. L'io che diventa l'io così prepotentemente dentro di noi, il nostro io, che diventa il nostro faraone, con l'egoismo, con la superbia e con tante cose si è impregnato questo nostro io, è diventato il nostro faraone, è diventato il faraone, noi siamo schiavi del nostro io.
E vogliamo essere liberati, perché noi ci accorgiamo a volte quando dentro, parlo di me, non parlo di voi, c'è un qualcosa che non va, c'è del marcio dentro di noi, c'è l'egoismo dentro di noi, c'è una cattiveria dentro di noi. E vediamo che noi siamo succubi o succube di questo che è diventato il faraone dentro di noi. Allora vogliamo essere liberati, e ci serve un liberatore, e che Dio, e che manda Mosè, come ha mandato, a noi manda Cristo, il nuovo Mosè. Però sapete, essere liberati costa fatica. Ecco il deserto, ecco l'attraversamento del Mar Rosso, ecco l'attraversamento del deserto. Guardate, il popolo degli ebrei per andare verso la Terra Santa ci ha messo 40 anni. Possibile mai per attraversare un deserto ci vogliono 40 anni? Penso che l'autore sacro abbia voluto dire un qualcosa di importante. Dio ha voluto dire qualcosa di importante, perché non c'è una liberazione soltanto da un dittatore, perché noi potremmo essere anche liberati da un'ideologia, da un totalitarismo che ci soffoca, ci annichilisce, ci annienta. Ma facciamo difficoltà, facciamo fatica ad essere liberati dal nostro faraone. E allora questi 40 anni nel deserto del popolo, 40 anni, quaresima, 40 giorni di Gesù, ritorna il numero 40, bene, Dio stava aiutando il popolo a essere liberato da se stesso. Perché quella è la più grande, da se stesso negativo, da se stesso egoistico. Quella è la fatica più grande che noi facciamo, perché non ci conviene, perché c'è fatica, c'è sacrificio, c'è sofferenza, perché siamo abituati a certe cose. E quando c'è un esempio banale, banale, ma per farvi rendere conto, voglio essere liberato dalla schiavitù del fumo, dell'alcol, della droga, del gioco? Voglio essere liberato? Non c'è magia, non c'è, Dio non fa. Ci deve essere la mia fatica per essere liberato da queste schiavitù, da questo faraone che mi tiene schiavo. E molte volte non voglio. Perché costa essere liberati? Costa tantissimo. E allora ecco che costa, poi che cosa succede? Si rimugina come si era prima. Un certo passo dell'Antico Testamento ci dice proprio questo, che il popolo talmente che si lamentava con Dio e con Mosè, che addirittura diceva: com'era bello quando mangiavamo le cipolle d'Egitto. Cioè si rimpiangeva l'essere schiavi. Fratelli e sorelle, si parla tanto di libertà, ma la libertà, quella vera, deve essere una conquista. E una conquista deve essere perché? Perché c'è fatica nel liberarmi da tutto quello che mi tiene schiavo. Pensate a una persona che è schiava della paura. Pensate a una persona che è schiava delle fobie. Pensate a una persona che è schiava dai propri sentimenti che sono lunatici. Pensate a quelle persone che provano del rancore e sono schiavi del rancore. Provano odio e sono schiavi dell'odio. E non riescono ad aiutare, non riescono a vedere il bene o non lo so, partecipare a un qualcosa per aiutare. Perché? Perché questa schiavitù li imprigiona. Signore, liberaci, liberaci. E il popolo ci ha messo 40 anni. Liberaci in questa quaresima. Liberaci in questa quaresima che oggi stiamo facendo e che a un certo punto stiamo fermi nel deserto per valutare e vedere quale domanda, compito che ci dobbiamo portare a casa. Quali sono le mie schiavitù? I miei idoli, si dice nella Sacra Scrittura. Quali sono? Signore, liberami
mi siedo, prendo la tua parola, adesso questa parola. Quali sono? E poi la lamentazione. Ci si lamenta sempre. Il popolo, a giusta ragione, si lamentava perché non mangiava. Si lamentava perché non c'era niente. Dio ha provveduto, Dio è provvidenza. Dio vede e provvede. Fratelli e sorelle, Dio provvede sempre, sempre. E l'uomo che ferma verso il suo fratello può fermare la provvidenza di Dio. Io posso fermare la provvidenza di Dio. Tu puoi fermare la provvidenza di Dio. Ma Dio è provvido, Dio è provvidenza. Non ci piove. Non ci piove. Allora ecco che ci si lamenta. Perché? Perché Dio ha dato. Dio ha dato la manna, Dio ha dato le quaglie. Si mangia sempre la stessa roba, si sta sempre a casa, si fa sempre le stesse cose. E talmente che loro mangiavano sempre la stessa cosa, si sono abituati e non hanno saputo ringraziare. Ringraziare, fratelli e sorelle. Quando uno si abitua a un qualcosa, non sa più ringraziare Dio e la provvidenza di Dio che ci viene incontro in tutta, anche un po' di pane con un po' di olio. Non sappiamo più ringraziare, abbiamo bisogno sempre della novità e ci lamentiamo sempre. Posso dirvi un fatterello, una storiella piccola che mi ha insegnato mia mamma che ha studiato a Oxford. Mia mamma diceva, non dalla mandà, che te mangi lupine, perché sta chiare da te, sa mangi scorza. Traduco in italiano per chi abita a nord Italia, che sta soffrendo così tanto. C'era un uomo che si lamentava perché mangiava i lupini, quei cosini gialli, non so come si chiamano in italiano, qui li chiamiamo i lupini, ma non so come si chiamano, così, e piangeva per la sua povertà. Piangeva, però mangiava i lupini, aveva il famoso cuppetiello, mangiava il lupino e gettava le scorze dietro e piangeva. Mamma mia, come sono sfortunato, e perché mi mangio sempre le stesse cose, e così, ecco lì. A un certo punto fece un attimo di silenzio, perché mormorava sempre, aveva sempre da lamentarsi, per un attimo fece silenzio e sentiva dietro di lui un rumore, un masticare. Si andò a girare e vide un altro uomo che, mentre lui mangiava i lupini e gettava le scorze, la buccia, dietro c'era chi mangiava la sua buccia. Allora lui capì e disse: io mi mangio i lupini e mi lamento, ma c'è sta chi si mangia, lasciatemelo dire in oxfordiano, chi si mangia le scorze, chi si mangia la buccia dei lupini e non si lamenta, perché è sempre provvidenza di Dio. Il popolo degli ebrei si lamenta sempre e non sa più ringraziare, non sa più alzare gli occhi al cielo, non sa più ringraziare marito, moglie, papà, mamma, figlio, genitori. Non lamentiamoci sempre, ma ringraziamo di chi abbiamo di fronte e di chi si occupa di noi. Anche se oggi dobbiamo mangiare la stessa cosa di ieri e probabilmente domani dobbiamo mangiare la stessa cosa di oggi, ringraziamo Dio con la faccia e con la lingua per terra. Per terra. Perché c'è chi non può mettere un piatto in coppa a tavola. Allora ecco che Dio si rammarica, Mosè si rammarica. Perché poi nella mormorazione c'è il degradare, il denigrare Mosè, Dio, nel giudicare, nel mormorare, nell'essere mai contenti, di dire sempre che le cose non vanno bene, e così, eccola. A un certo punto, vedete che il passaggio che fa ancora il libro dei Numeri dice che Dio mandò dei serpenti brucianti che morsero gli ebrei, gli israeliti, e morivano. Traduciamola. Il peccato della mormorazione, della calunnia, del disfattismo, così, ci ammazza. Il pregiudizio ci ammazza.
l'abitudine senza vedere il bene, ci ammazza, non ci sa far vedere più, non ci sa niente, ci ammazza. Così, è così. Allora ecco, questo significa, significa che a un certo punto, bene, non siete contenti, bene, la vostra parola è diventata veleno per un'altra persona, per un altro uomo. Le nostre parole a volte diventano veramente veleno che può infettare un altro. Allora il popolo capì, capì perché stava morendo, capì, capì che aveva iniettato veleno contro Dio, contro Mosè, e poi si iniettava veleno contro le persone perché non si riusciva più a vedere invece la bellezza di quello che si ha. Quando uno si lamenta perché il giardino dell'altro è sempre più verde, non si accorge della bellezza del suo giardino, della bellezza della sua famiglia, della dignità che ha, dei diritti che si hanno in altri paesi, non ci sono. La Santa Messa adesso parla a noi cristiani, che purtroppo tanti cristiani non vanno, e abbiamo dato per scontato non andare, oggi ci rendiamo conto che importanza ha. Anche prima ci potevamo rendere conto, perché in altri paesi non sempre possiamo dire la messa come Dio comanda. Chi ha orecchie intende, perché è pericoloso dire la messa. E noi non ci facciamo più caso, anzi abbiamo anche da lamentarci. Signore, no. Allora ecco che Mosè, mediatore, intercessore, Mosè, il santo, l'uomo santo di Dio, media, Signore aiutaci, Signore siamo povere creature, siamo niente. Il più grande si rende conto che non è nessuno, non è nessuno, aiutaci. Ecco Dio dice, bene, questi serpenti che vi stanno uccidendo, bene, Mosè, fai con i monili d'oro, tutto così, fai un serpente, le ponilo in alto, e possono vedere che cosa fa il peccato. Perché chiunque poi guarda e si rende conto che quella è una cosa che è voluta da te, Dio, cioè la salvezza, perché quando si guarda il serpente di rame, si guarda, si viene salvati, si renda conto che il proprio peccato uccideva. Quello che viene da Dio non uccide, si fa uccidere, non uccidere. Passiamo al Vangelo, parentesi, perché è molto bello, avrebbe bisogno di un approfondimento suo. Gesù ha preso i peccati su di sé ed è diventato carne simile al peccato. Gesù non ha peccato, simile al peccato, ha preso i peccati su di sé perché ama. Perché l'uomo con i propri peccati ha voluto una linea di confine con Dio, ha messo Dio da parte, con il peccato originale e con i nostri peccati, ma l'amore di Dio si è fatto uomo, ha preso, si è caricato delle colpe di tutta l'umanità, anche delle nostre e anche delle generazioni che verranno, per amore. Cioè, mi prenderò io il carico, ma io vi voglio salvi. Però rendetevi conto, che cosa fa il peccato all'innocente, al puro, alla bellezza, all'amore, all'amato. Allora ecco che il Nuovo Testamento dirà Gesù, quando sarò innalzato da terra, come il serpente di rame voluto da Dio, e chi guarderà nell'Antico Testamento il serpente di rame sarà salvato, così, quando io sarò innalzato da terra, il mio amore donato salverà il mondo. Chi crederà in me sarà salvato. Ma sarà salvato significa chi crederà nell'amore, chi crederà nella verità, chi crederà nella verità, sarà salvato. In Cristo noi siamo stati salvati tutta l'umanità. Perché volete o non volete, quando uno ama e si sacrifica e allontana il peccato mortale, allontana il male, sta guardando la croce che è l'amore assoluto. Chi odia, chi fa cose brutte, purtroppo morde e avvelena. Chi guarda Cristo non fa altro che
che donare amore, e si sacrifica come Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore e Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa. Purificami da ogni mio peccato, anche da quelli che non vedo, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, questa vittima di riconciliazione, perdona le nostre colpe e guida i nostri cuori vacillanti sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione: Francesca, Giuseppe, Carmine, Maria, Pasqualina, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ci prendiamo un secondo per ricordare tutti i morti in questo periodo, di questa epidemia, tutti i morti dell'umanità. Ammettili a godere la luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Giuseppe Moscati, San Pio da Pietralcina, San Camillo de Lellis, San Luigi Gonzaga, San Gerardo Maiella, Santa Rita da Cascia, San Michele Arcangelo, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara d'Assisi, Madre Teresa di Calcutta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donane unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché io ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, l'assidua partecipazione ai tuoi misteri ci avvicini sempre più a te, che sei l'unico e vero bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te. Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia alla festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amen. Dopo la benedizione, ecco, vi devo dire qualcosa. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Bene, fratelli e sorelle, abbiamo fatto a mezzogiorno, abbiamo detto a mezzogiorno, lo diciamo anche adesso, mancano 5 minuti. Bene, sono momenti difficili, momenti dove questa epidemia sta mettendo a dura prova tante famiglie, sia con la salute al nord, ringraziando Dio nelle nostre parti molto di meno, ma c'è comunque lo stesso, nostre parti Campania, sud, e questo addolora tantissimo, ma anche per quanto riguarda a livello economico. Tante famiglie che si lavorava per motivi di sicurezza, siamo stati sollecitati a stare a casa per far sì che questa epidemia non si espandesse. E allora che cosa succede? Molti non stanno lavorando e allora ci sono state sempre le persone in difficoltà, probabilmente adesso ne saranno di più. Allora ognuno sta dando una mano. Io innanzitutto come pastore di questa parrocchia santuario di Maria Santissima Assunta in Cielo, innanzitutto io ringrazio tutte le persone che stanno dando una mano a livello di provvidenza, cioè stanno aiutando i propri fratelli e le proprie sorelle in difficoltà. Ho detto sempre, il poco di molti fa tanto. E allora io voglio ringraziare tutti, in particolar modo il popolo di Casandrino, che già sta dando una mano. Già stanno dando una mano, come lo stiamo facendo anche noi, con la Caritas, in maniera, fino a qualche 7-8 giorni fa, in maniera molto, diciamo così, perché la priorità era stare a casa, allora quando uno aveva bisogno, io e Don Antonio, perché non c'era nessuno, non c'è nessuno, per distribuire per la Caritas. Oggi si presenta questa difficoltà grande, e allora dobbiamo fare qualcosa ancora di più di quello che abbiamo fatto sempre come parrocchia, come Caritas parrocchiale, tutto l'anno, per 6 anni da quando sto qua, la nostra parrocchia si è occupata di tutte le persone in difficoltà di Casandrino, e oggi vuole fare di più come disponibilità. Però era mio dovere e gioia ringraziare coloro che in questo periodo, come hanno fatto sempre, hanno dato un loro contributo nell'aiutare l'altro. Casandrino, veramente, sulla devozione alla Madonna e sulla carità, veramente ha un cuore grande, veramente una fede grande. E non lo dico perché sono pastore qua, ma perché la realtà ha sempre detto, specialmente per quanto riguarda la carità. E allora io ringrazio tutti, l'associazione, i privati, le persone singole, i negozi, contro negozi, tutti. E noi vogliamo fare la nostra parte. Allora anche noi vogliamo dare una mano e abbiamo fatto questa locandina per dire come si sta muovendo la nostra parrocchia, Maria Santissima Assunta in Cielo, con la Caritas nostra parrocchiale. Adesso adesso diremo l'Ave Maria insieme. Questa giornata, anche a mezzogiorno, non siamo riusciti a fare l'orario preciso l'Ave Maria, ma questa era importantissima per tutti quanti noi. Dio vede, Dio provvede. Attenzione però, se riceviamo quello che riceviamo, partendo da chi vi parla, non lamentiamoci mai. Ringraziamo sempre Dio, perché significa che quello si poteva e quello si avrà. Domani sarà un giorno nuovo, possibile che si poteva di più e si dà di più. Dopodomani
possibile che si avrà di meno di oggi. Noi ringraziamo lo stesso. L'importante è che Dio non ci faccia mancare il necessario. Diciamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. O Maria, Madre di Casandrino, prega per noi. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. Venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Santa Madre del Redentore, porta del cielo, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Tu che, accogliendo il saluto dell'angelo nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore, madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. Cuore immacolato di Maria, prega per mamma di Casandrino, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.